In questo video cercherò di spiegare un metodo per sedurre le persone difficili. Intanto, quali sono le persone difficili? Beh, le persone difficili sono quelle che non si fanno sedurre facilmente. Ma dobbiamo tenere presente però una cosa fondamentale, che magari da noi non si fanno sedurre facilmente, però è possibile che da altre persone invece caschino in 448. Si lasciano coinvolgere facilmente. Questo perché in teoria, diciamo così, e anche in pratica, fondamentalmente non esistono persone difficili in assoluto. Esistono solo seduttori e seduttrici non ancora tanto esperte da riuscire a cogliere quelle che sono le esigenze di queste persone. Le persone difficili sono persone normalmente che hanno un buon equilibrio emotivo. Perché la seduzione comunque comporta diciamo, un'amplificazione di emozioni che la persona in qualche modo non è riuscita a vivere, quindi essendo compresse esercitano ancora una forte attrazione. Per cui se io riesco a stimolare questo tipo di emotività, faccio un esempio, una persona che ha come emozione compressa il senso dell'abbandono in modo molto forte, mi basterà sollecitarle un po' l'abbandono, presentandomi ad esempio come disponibile a questa persona e poi allontanandomi, che subito questa persona mi troverà interessante e inizierà a sentirsi coinvolta, non tanto per come sono io, ma per il tipo di emozione che ho sollecitato. Persone che hanno poche emozioni compresse, potremmo dire che sono in senso assoluto le persone più difficili perché diciamo ho difficoltà a scavare. Poi ci sono persone che invece sono abbastanza egocentriche, quindi nonostante magari abbiano diverse emozioni compresse, hanno una sorta di orgoglio, di egocentrismo che le porta comunque a essere molto centrate su se stesse e quindi tendono a non innamorarsi, non coinvolgersi. E questo accade perché hanno comunque una sfera logico-razionale che è molto sviluppata. Quindi, come fare quindi a conquistare le persone difficili? Beh, devo presentarmi, tra virgolette, sotto le mentite spoglie, diciamo, della nonna buona di Cappuccetto Rosso, essendo però un lupo cattivo o una lupa cattiva. Cattiva nel senso capace di gestire le emozioni. Quindi devo presentarmi con un basso profilo, se vogliamo. Cioè, se sono un maschio, ad esempio, non devo interagire subito marcando, diciamo, un corteggiamento anche spinto o comunque incessante. Se sono femmina e mi interessa un maschio, non devo presentarmi come né disponibile né dargli grossi indicatori di interesse fondamentalmente. Per quale motivo? Perché le persone difficili, nel momento in cui un'altra persona o inizia a corteggiarla, nel caso di un uomo, o nel caso di una donna, manifesta palesemente un interesse, diciamo così, si mettono sulle difensive. Cioè, magari poi cedono pure, però non mai completamente, perché iniziano subito a pensare, e questo pensiero scatta automaticamente, ma cosa ci sarà sotto, che come mai questa adesso si comporta in questo modo, ma che tipa sarà, ma che tipo sarà? Fanno tutta una sorta di ragionamenti. Perché le persone equilibrate, diciamo, che hanno raggiunto un certo equilibrio da un punto di vista emotivo, in realtà vogliono essere loro a prendere la decisione. E nel momento in cui un altro la corteggia o si dimostra disponibile, si sentono da un certo punto di vista manipolati. E quindi ciò che odiano le persone, diciamo, più stabili emotivamente è essere manipolate. E quindi bisogna la legge gravitazionale, diciamo, per conquistare e sedurre le persone difficili è presentarsi, diciamo, con un basso profilo, cioè scarsamente interessate, cioè interessate a loro come persona, ma
ma non manifestare un interesse che sia di altra natura. Serve un po' di tempo, perché le persone difficili goccia a goccia vanno conquistate e soprattutto bisogna far sì che nella loro mente si installi l'esigenza di essere loro a conquistare te. Questa è la cosa essenziale. Nel momento in cui loro fanno proprio l'idea che desiderano per qualche motivo conquistarti, praticamente li hai già conquistati. E quindi serve un avvicinamento molto graduale dove goccia a goccia si passa dalla prima fase in cui si crea un rapporto positivo, un rapporto empatico positivo, per cui c'è un feeling da un certo punto di vista, da quel punto lì in poi, e questo riusciamo a capire che abbiamo raggiunto quel punto, quel livello, quando la persona inizia a cercarci, magari a farsi sentire. Dobbiamo piano piano inserire l'attrazione fisica. Quindi, se siamo donne, iniziare a mostrarci un po' più spregiudicate, un po' più trasgressivi. Se siamo uomini, nei confronti di una donna, utilizzare molto di più la parte cinestesica, il contatto fisico, dimostrarsi molto di più maschi alfa, virili. Cosa che prima, se avessimo fatto dall'inizio, avremmo preso subito una porta in faccia. Questo è in generale il metodo, poi ovviamente mutatis mutandis a seconda della situazione, che bisogna applicare per conquistare, per sedurre le persone difficili. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!